Siamo con il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, continuiamo il nostro dialogo in questo periodo stiamo parlando con i candidati a sindaco. Nicola Ottaviani è un candidato a sindaco per eccellenza, nel senso che lo sarebbe stato comunque, ma si è autolegittimato con delle elezioni primarie. Ottaviani, prima di parlare di Acea, che chiaramente è un argomento dal quale non possiamo esimerci in questo momento perché è stato clamoroso, c'è una notizia fresca fresca, cioè quella della Permaflex, ovvero dell'area ex Permaflex, dove andrebbe ad insediarsi un grosso gruppo. Ora non abbiamo capito bene poi alla fine, perché la notizia è ancora abbastanza sfumata, ma è una notizia nuova. Di che si tratta? Dunque, è da in realtà almeno 12-18 mesi che abbiamo attivato dei colloqui con alcuni stakeholder presenti sul territorio regionale per riuscire a capire sulla vecchia area, la ex Permaflex, che cosa si potesse realizzare e soprattutto come si potesse inserire un intervento di carattere privato all'interno di un contesto degradato, perché stiamo parlando comunque dell'area all'esterno del casello autostradale, un'area che comunque ha pur sempre un interesse pubblico. Gli acquirenti di quell'area si sono fatti sentire in più di qualche occasione con l'amministrazione comunale e abbiamo valutato assieme quella che può essere un'ipotesi di riqualificazione sotto il punto di vista urbanistico e non meramente edilizio, perché stiamo parlando di un intervento di una certa consistenza, ma che deve essere integrato in un contesto ambientale anche da rigenerarsi. Quindi come rendere compatibile quell'intervento con l'interesse pubblico? E devo dire che secondo quelli che sono i primi contatti, i primi colloqui, a noi interessa, e lo abbiamo chiarito e ribadito in più qualche occasione, esclusivamente quello che è un profilo di rivalutazione dell'area e di nuove infrastrutture che devono essere create sotto il punto di vista viario. Siamo all'ingresso della città, siamo all'esterno del casello autostradale, ma siamo soprattutto davanti a direttrici di traffico che sono tipo il Cardo e il Decumano, quindi siamo davanti alla direttrice di traffico che proviene dalla provincia latina, quindi dall'Agropontino, dall'altra parte si attraversa la città e quindi si proviene dalla zona di Ferentino, da quella di Alatri e anche dal Sorano. C'è la necessità di non congestionare il traffico e di far sì che quanti transitano ora in quell'area e quanti transiteranno in futuro all'interno di questa nuova zona commerciale abbiano la possibilità di un libero e soprattutto facile accesso. A tutto questo noi che cosa aggiungiamo? Una valorizzazione di quelle che sono strutture all'interno dell'amministrazione comunale, quindi ci dovrà essere una ulteriore strada, ci dovrà essere un'ulteriore piazza, una contropartita sotto il punto di vista dell'interesse pubblico che noi chiediamo al privato e riteniamo che questo si possa sicuramente centrare come obiettivo. Diciamo che con i tempi di questa cosa, come stiamo? Ci vorrà un bel po' di tempo per costruire tutto questo, no? Quindi dunque, diciamo che andrete ad accennarla questa cosa in questo scorcio di consiliatura. Sì, nei prossimi due mesi la vicenda verrà affrontata in sede di consiglio comunale, perché è giusto che si pronunci l'intera amministrazione comunale, non soltanto la maggioranza ma anche la minoranza, su una vicenda importante come questa. Riteniamo che si debba arrivare ad una sintesi e soprattutto al centro debba rimanere il nuovo disegno della città, soprattutto l'ingresso, la porta della città, e anche in questo caso lo diciamo, le valutazioni politiche devono cedere il passo davanti a quelle che sono di natura strettamente amministrativa. Del resto lo stiamo ribadendo in un'altra lunga serie di nostri interventi. Oggi è importante amministrare a prescindere dal colore politico e a prescindere da quello che può essere il profilo ideologico di ognuno. Quindi c'è una parte della città che va riqualificata, non ci sono certamente i denari pubblici per riqualificarla, peraltro il sito è stato anche comprato da una cordata privata. Riteniamo che con un giusto colloquio, con la giusta interlocuzione tra pubblico e privato, si possano centrare due obiettivi distinti. Il privato porta avanti i propri investimenti, porta avanti i propri profitti, il pubblico, che siamo noi, quindi l'amministrazione comunale, deve centrare degli obiettivi che ruotano attorno a nuove infrastrutture, nuova vivibilità e quindi nuovo livello di qualità urbana del sistema urbano, che può essere portato avanti di concerto con il privato stesso. Bene, avremo modo chiaramente di approfondire questo argomento, che è assai sostanzioso, perché si va a inserire in una parte della città che
è attualmente periferica e in questo modo diventerebbe molto meno periferica, se ho potuto capire. Ma non solo direttore, ma mi permetta anche di aggiungere questo aspetto importante, che è quello relativo al fatto che spesso interventi così seri, così anche sostenibili sotto il punto di vista sia politico che finanziario, ma anche criticabili, perché non dimentichiamo che in passato interventi del genere su quella stessa area erano stati oggetto di sonore bocciature. Questi interventi si possono oggi portare avanti perché noi dobbiamo avere come punto di riferimento anche quello che è il rilancio economico del territorio. Ora, un territorio che tranne purtroppo poche industrie e di recente abbiamo potuto anche cimentarci in questa vicenda della querelle tra indiani e francesi per evitare che la Kloppmann andasse via, ebbene, in un territorio nel quale le industrie sono davvero poche, oggi il terziario e quindi il commercio avanzato o i servizi sono un valido incubatore di risorse economiche e finanziarie. Ecco perché su quell'area l'investimento dovrebbe portare addirittura qualche cosa come 450 se non 500 assunzioni, e queste assunzioni sono una boccata d'ossigeno per il nostro territorio, quindi tutto quello che l'industria non riesce più ad assimilare o addirittura ha espulso in questi anni, noi come pubblica amministrazione dobbiamo far sì che venga reintrodotto all'interno del mercato del lavoro grazie al terziario. Ecco perché non possiamo permetterci il lusso di guardare altrove e non possiamo permetterci il lusso soprattutto di ripetere gli errori che vennero commessi 20 anni fa, quando per dire di no a un insediamento importante su quell'area che doveva essere un insediamento portato avanti da un grosso gruppo commerciale, si disse di no non soltanto a quell'insediamento ma alla creazione di centinaia di posti di lavoro. E poi abbiamo visto che cosa è avvenuto, perché quello stesso insediamento è stato portato a Valmontone. Quindi l'outlet che oggi insiste sulla bassa provincia romana poteva benissimo essere ubicato a Frosinone. Ci si pose un problema sciocco all'epoca della concessione del cambio destinazione d'uso. Oggi questo problema è assolutamente superato e deve essere reso superabile davanti a interessi più grossi, che sono quelli della stessa collettività. La collettività sta in piedi su quello che è il profilo della coesione sociale. Ha un senso parlare di coesione sociale se c'è lavoro, se c'è occupazione e soprattutto se c'è qualità del decoro urbano e dell'urbanistica che l'amministrazione deve cercare di portare avanti di concerto col privato. Molto bene, non possiamo esimerci, perché anche questa è una notizia fresca e anche roboante, perché ne sta parlando mezza Italia di questa cosa, della faccenda della risoluzione contrattuale con Acea. Il sindaco di Frosinone, Ottaviani, è stato, come dire, il capo cordata di questa risoluzione. Insieme con lui alcuni dei sindaci delle città principali della nostra provincia, Cassino, Ceccano in particolare, ma anche diversi altri, abbiamo visto che anche Sora poi alla fine è stato d'accordo. Ora, è un fatto che, voglio dire, è eclatante in sé, ma anche un po' controverso, nel senso che ci sono delle idee diverse rispetto a questa faccenda. C'è chi dice, e il gestore idrico lo ha scritto anche, che ci sarà una come dire, rivalsa del gestore abbastanza potente, diciamo così, ecco, per non utilizzare altri aggettivi. Lei che cosa ne pensa? Un avvocato, tra le altre cose, si sono fidati anche molto di lei, Ottaviani, in questa cosa, diciamo la verità, della sua capacità di proprio della sua capacità di visione professionale di questa vicenda. Ma ha detto lei bene, direttore, inquadrando il tutto sotto il punto di vista non politico, ma giuridico, amministrativo e quindi contrattuale. La collettività della provincia di Frosinone era legata fino a qualche ora fa tramite un contratto a quello che era il gestore idrico Acea. Stiamo parlando di una multi-utility che però, al di là del nomen, forse si è tradotta in provincia di Frosinone in una mono-utility, perché c'è stata un'utilità a senso unico a favore del gestore e non certo a favore della collettività, a favore delle famiglie. Qui dobbiamo sgombrare il dubbio innanzitutto da un equivoco che qualcuno ha cercato di ingenerare.
quello di dire: ah, ma ci sono alcuni che vogliono l'acqua gratis. L'acqua è una risorsa idrica che è assolutamente gratis. Chi vuole può prenderla, ci mancherebbe altro, la può tirare fuori, la può attingere da quelli che sono anche pozzi all'interno del sottosuolo. Il problema è il servizio, quindi il costo che c'è dalla fonte idrica fino alla tubatura, fino all'interno della propria abitazione o all'interno di un opificio di carattere artigianale o industriale. Quindi noi stiamo parlando del costo del servizio. E quando il legislatore, un legislatore anche oculato, un legislatore che le cose le ha studiate, sicuramente non le ha fatte per caso, qualche anno fa, nel cosiddetto testo della legge Galli, ideò la gestione integrata dei servizi idrici, che cosa fece il legislatore? Disse: ma anziché creare 90 aziende, quindi con 90 uffici, 90 management che gestiscono in provincia di Frosinone, stiamo facendo un esempio in modo tale che così ci possiamo comprendere bene, ma la stessa situazione può valere per il resto dell'Italia, se c'è un gestore unico si abbattono i costi con le cosiddette economie di scala, quindi si ha la possibilità di offrire un servizio ad un costo migliore. E qui che cosa è avvenuto? È avvenuto invece l'esatto contrario, che il costo del servizio, dell'erogazione del sistema idrico, dell'acqua potabile da una parte, per non parlare di quello fognante, perché anche quello è un capitolo enorme che eventualmente affronteremo per flash più tardi, è di gran lunga superiore allo stesso costo del servizio su Roma, e il gestore è lo stesso, quindi c'è qualche cosa che non quadra. È vero, perché dobbiamo essere leali fino in fondo, che Roma partiva da una situazione migliore 12-13 anni fa per quanto riguardava le infrastrutture. E però anche noi in provincia di Frosinone avevamo comuni che erano assolutamente autosufficienti. Parliamo del capoluogo, come altri comuni grandi come Cassino, ma anche piccole realtà sparse in provincia di Frosinone. Quindi non c'erano problemi nell'erogazione del servizio idrico, c'era una scarsa dispersione all'interno e all'esterno delle tubature, e i sistemi fognanti si stavano per avviare, alcuni sono stati costruiti e poi mai consegnati al gestore o addirittura mai messi a norma da parte del gestore stesso. Quindi avere un identico gestore, che tra l'altro è riconducibile alla proprietà del comune di Roma, che pratica tariffe differenti perché ha dei costi differenti, Infatti hanno dei non costi differenti. tra l'Alta Italia e la Bassa Italia, quindi non è che stiamo parlando di Bolzano e Agrigento, ma uno stesso gestore che su due territori contigui, appiccicati, tanto per essere chiari, pratica costi differenti, c'è qualche cosa che non quadra, c'è qualche cosa che non va, e non può essere una responsabilità solo ascrivibile a quello che è stato il momento del passaggio, che si perde ormai nella notte dei tempi, 13-14 anni fa, quando venne portato avanti il servizio in concessione in provincia di Frosinone. Che cosa è avvenuto? Oggi, a distanza di 13-14 anni, abbiamo una dispersione idrica che è pari a 2/3 dell'intero prodotto. Quindi che cosa succede? Sostanzialmente che su 100 euro che vengono pagati in bolletta, e 33 sono relative all'acqua che effettivamente arriva, 66 euro sono una sorta di costo di condivisione di una mancata riqualificazione, di un mancato efficientamento del servizio a livello provinciale. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato nel corso degli anni una distanza siderale tra quella che è stata la percezione della qualità e della quantità del servizio da parte delle famiglie, che non devono essere sicuramente impazzite, ma sono famiglie che vanno avanti con quella che è l'amministrazione del bonus pater familias, quindi così come fanno normalmente tutte le nostre famiglie sul territorio, e il gestore idrico. Vado a concludere molto velocemente perché questa è una tematica che È potrebbe vastissima, essere quindi affrontata per mesi interi, non per ore sì. intere. Che cosa è avvenuto? Le sentenze che ci sono state in passato, che hanno riguardato, chiamiamole così, contestazioni tra le varie parti, avevano chiarito un aspetto molto utile e soprattutto essenziale per comprendere bene questa vicenda, ossia che i sindaci, le amministrazioni, nel periodo 2006-2011 non avevano purtroppo approvato le tariffe e non avevano approvato il piano degli investimenti. Quindi il gestore era stato un po' in balia di se stesso, aveva tutto
potuto cantarsela come riteneva più opportuno, e di certo non aveva fatto mutuo soccorso, quindi difficilmente aveva portato avanti degli investimenti non programmati e non approvati. Che cosa avviene? Nel periodo successivo però, stiamo parlando 2012, 2013, 2014, cambia l'orientamento da parte dei sindaci. I sindaci si assumono la responsabilità di approvare delle tariffe, e in più di qualche caso i comitati in quell'epoca dissero: no, ma perché devono essere approvate delle tariffe se poi gli investimenti non si fanno? Era un po' come il cane che si mordeva la coda: senza le tariffe gli investimenti non potevano essere portati avanti. Certo. E noi ci assumemmo la responsabilità nel 2013-2014 di approvare quelle tariffe con il piano degli investimenti, tant'è che più di qualcuno disse: ma forse state portando avanti un piano azzardato. Non facemmo altro, direttore, invece, che interpretare e soprattutto applicare il contratto, perché il contratto che legava i sindaci al gestore metteva al primo posto l'approvazione di quelle tariffe. A quel punto ci siamo reimpossessati della legalità del contratto e quindi dei nostri diritti. Abbiamo detto al gestore: noi abbiamo fatto il nostro dovere, tu adesso devi fare il tuo. È mancato il dovere del gestore dal 2013-2014 in poi. Quindi è stato acclarato da parte nostra che innanzitutto non sono stati pagati oneri concessori alle amministrazioni e quindi all'ambito, all'autorità d'ambito sostanzialmente, per 21-22 milioni di euro. Stiamo parlando di qualche cosa come 40-42 miliardi delle vecchie lire, che non è cosa da poco. Allora il gestore non è che può dire: io stacco quello che è il contatore perché l'utenza non mi paga i 100 euro o i 200 euro che mi deve, e però dall'altra parte rimango inadempiente e moroso per 21-22 milioni nei confronti della collettività. E quando è legge, deve essere legge per tutti, quindi il principio dell'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza deve valere nel rispetto dell'equilibrio contrattuale dall'una e dall'altra parte. Poi che cosa abbiamo verificato? È questo l'altro elemento sul quale ci ha messo in guardia anche l'autorità per l'energia, alla quale bisogna ricorrere sempre e non ad intermittenza, perché ha scritto delle cose contro l'autorità di ambito, ma delle cose anche a favore dell'autorità di ambito e contro il gestore. L'AEG, l'autorità indipendente per l'energia e quindi per i sistemi idrici e quant'altro, ha messo il dito in una piaga particolare, cioè si è resa conto che per tanti anni i costi che sono stati attribuiti, che sono stati addebitati all'autorità di ambito da parte del gestore e quindi che sono stati di fatto caricati agli utenti, erano costi generici, erano costi troppo poco analitici, che non davano la possibilità alla collettività di capire come si formasse la bolletta. In altri termini, se vale il principio per cui al gestore deve essere rimborsato il costo complessivo che sostiene nell'erogazione del servizio, dobbiamo anche capire quando va al mercato a che prezzo compra gli ortaggi, a che prezzo compra l'energia elettrica. In buona sostanza, se i costi che vanno a costituire le componenti che poi vanno a finire in bolletta sono troppo alti rispetto agli altri costi di mercato, è chiaro che ne viene fuori una bolletta che è sensibilmente più alta rispetto alle altre bollette di mercato. Su questo noi ci siamo concentrati e abbiamo detto che davanti a questi inadempimenti non poteva continuare la gestione, e abbiamo risolto il contratto. 33 sindaci della provincia di Frosinone hanno votato a favore di questa risoluzione e quindi è passata questa volontà storica, questa delibera storica. 16 hanno votato contro, ma soprattutto tanti sindaci, perché 33 più 16 arriviamo a 49, su 88 significa che tanti sindaci, quasi la metà, o non sono venuti a votare o hanno fatto, insomma, come il Don Abbondio della situazione, o il Celestino Quinto, il gran rifiuto, sono usciti di gran carriera dall'aula per evitare di assumersi delle responsabilità. Quando si è sindaci le responsabilità vanno assunte fino in fondo, perché non ce l'ha prescritto il medico col certificato di portare avanti il mandato. Se lo vogliamo fare, lo dobbiamo fare anche davanti a responsabilità importanti, perché queste responsabilità riguardano la collettività. È stato già critico con i sindaci che non si sono assunti la responsabilità. Però adesso c'è un fatto, e qui siamo tutti molto curiosi, no? Adesso in qualche modo bisognerà venirne fuori, certo. Ci vorrà una soluzione a questa cosa. Intanto abbiamo questo anno in cui continuerà la gestione dell'attuale gestore.
Ma intanto bisogna pure attrezzarsi per vedere come andare a fare. Ci sono molti sindaci che si stanno interrogando su un fatto, e c'è una possibilità che è in alternativa a quella di ribandire una gara per un nuovo gestore privato, che è quella del consorzio pubblico. Però dire, ma le risorse per fare questo consorzio pubblico, ormai le amministrazioni pubbliche sono tutte sull'orlo del fallimento, chi ce li dà? Ecco, lei avrà pensato una soluzione. Allora, qui dobbiamo innanzitutto comprendere di che cosa stiamo parlando in termini di risorse anche sotto il punto di vista idrico. Buona parte delle amministrazioni in provincia di Frosinone sono autosufficienti sotto il punto di vista delle risorse idriche, e alcune hanno addirittura un avanzo e quindi hanno un saldo abbondantemente positivo rispetto a quello che è il profilo dell'autosufficienza. Hanno più acqua di quella che poi consumano. Tanto per essere chiari, Cassino, ad esempio, secondo quelle che sono delle indicazioni che attualmente ci sono, avrebbe qualche cosa come 3.500 litri d'acqua al secondo. In realtà il sindaco è uno dei più grandi bacini. Il sindaco ci rappresenta che si potrebbe arrivare lì a qualche cosa come 5.000 litri al secondo, servire quindi una popolazione di almeno 100.000 persone. Questo che cosa significa? Per un comune come Cassino, per fare un esempio, di circa 30.000 abitanti, c'è un saldo positivo di 70.000 abitanti, quindi Cassino può rivendere tra virgolette l'acqua ad altri 70.000 abitanti. Questo concetto è un concetto essenziale per farci rendere conto tutti della possibilità del fatto che anche l'acqua sia una risorsa da gestire, non sia una risorsa da sperperare, non è una risorsa che può essere gestita in modo gratuito, ci mancherebbe altro, ma all'interno di quella che è la gamma di differenza di valori tra zero e quanto oggi pagano i cittadini in bolletta, ci sono una serie di valori che possono essere attenuati. Allora, per ritornare alla domanda dalla quale siamo partiti, vogliamo sapere qual è noi la possiamo forma. Appunto, ci sono due formule essenziali attorno alle quali si sta incentrando la riflessione in questi giorni e nelle prossime settimane, naturalmente, perché va fatta una riflessione a 360 gradi, amministrativa e non politica. La prima è quella del consorzio pubblico, quindi verificare quanti comuni eventualmente vogliono aderire a questo consorzio pubblico, oppure continuare con la strada dell'autorità di ambito con una nuova gara d'appalto di carattere europeo. Più di qualcuno dice, ma se poi dovesse rivincere Acea, ma io non devo porre il problema relativo al fatto di quello che può avvenire il giorno dopo che è stata ripristinata la legalità, e non posso dire, ma dato che il soggetto che eventualmente potrebbe vincere la gara è lo stesso, coincide rispetto al soggetto che è stato inadempiente prima, io non censuro l'inadempimento. È un po' come se un'azienda che ha le macchine in leasing, come se il Monte Paschi Siena, per fare un riferimento, leasing, riferimento naturalmente del tutto gratuito, soprattutto in questi giorni e in queste ore, dovesse dire alla propria utenza, guarda che io non disdetto il contratto perché tu non lo stai onorando, perché temo che comunque quell'autovettura, una volta che io l'ho ripresa e l'ho rimessa sul mercato, se la possa aggiudicare tua moglie, tua figlia oppure tuo figlio. Queste sono le normali regole di mercato. Il problema però qual è? Che nello stesso momento in cui quell'autovettura torna all'interno del parco auto del Monte Paschi Leasing, e quindi quando vengono riprese le chiavi delle condutture da parte della collettività, è la collettività che decide poi come sedersi al tavolo e come continuare eventualmente ipotesi di natura contrattuale o meno. Quindi devo dire per franchezza e anche per ricostruzione completa del tutto che fino a qualche giorno fa c'era anche più di qualcuno che ipotizzava la possibilità di mettersi al tavolo nuovamente col gestore dopo la risoluzione per vedere il da farsi. Beh, certo, tutto questo non è stato però favorito da diffide che sono state inviate da parte del gestore nei confronti dei sindaci, addirittura minacciandoli di querele, denunce, responsabilità di sorte, eccetera, se avessero votato la risoluzione. Cioè, è difficile mettersi attorno a un tavolo col soggetto che ti sta sostanzialmente brandendo la corda. Quindi c'è la necessità di recuperare, secondo noi, lucidità da parte del gestore, e dopodiché
nell'ambito di eventuali procedure, tutte da verificare sotto il punto di vista contrattuale, di arbitrati e quant'altro, perché in questi giorni si sta facendo strada anche l'ipotesi di un arbitrato, noi non escludiamo nulla, certo che la stella polare come punto di riferimento deve essere l'interesse dei cittadini, cioè non avrebbe senso oggi continuare una gestione dopo la risoluzione agli stessi prezzi attuali, quindi agli stessi costi, con le stesse tariffe e soprattutto senza una qualità che deve essere sicuramente una migliore. Una ultimissima cosa, poi parliamo anche di altro. È stata fatta la risoluzione contrattuale, ma nella delibera di risoluzione contrattuale non è stato specificato, ecco, appunto, il dopo. Nel senso, adesso è stata fatta la risoluzione contrattuale, ma come ci si deve muovere? Si deve ritornare adesso in assemblea sindaci per decidere? Questo si deve fare. Sì, in realtà prima credo di affrontare una nuova assemblea è assolutamente necessario confrontarsi in modo formale, informale tra sindaci, tra amministrazioni, all'interno delle singole amministrazioni, tornare nei consigli comunali e avere un'indicazione di quella che può essere la strada maestra, la nuova via da seguire. Oggi abbiamo semplicemente il direttore adempiuto a quella che era una necessità di ripristino della legalità. Abbiamo rimesso a posto quelli che sono i tasselli, non solo del diritto ma anche dei doveri, e quindi noi riteniamo che in questo momento sia più semplice affrontare qualsiasi tipo di futura opzione. Ribadiamo il concetto che le opzioni rimangono tre sul tavolo, le prime due sono quelle oggi più probabili, la terza forse fino a qualche giorno fa aveva un senso, adesso dobbiamo comprendere anche qual è il sentimento. Cioè che sarebbe quella di rimettersi a parlare subito col gestore? Che le ultime diffide minacciando querele nei confronti dei sindaci non favoriscono questa cosa. Non hanno favorito sicuramente il dialogo. Va bene, cambiamo argomento e veniamo alle elezioni, perché chiaramente noi siamo, voglio dire, in mezzo proprio al fuoco di tante fasi elettorali. Intanto ci sono le elezioni provinciali adesso qui a meno di un mese, poi ci sono in primavera certamente le elezioni comunali di Frosinone, ma quasi certamente anche le elezioni parlamentari. Ora, noi sappiamo che Nicola Ottaviani non si vuole candidare al Parlamento, anche se molti dicono e suggeriscono che forse dovrebbe farlo. Sarebbe un promoveatur ut amoveatur, probabilmente. Una emarginatio ad sacra, potrebbe essere, però voglio dire, non si candiderà, quindi vogliamo sgombrare subito il campo da questa... Ognuno di noi deve fare poche cose, possibilmente anche bene. Pensare a ipotesi parlamentari e quant'altro, lasciando quello che è un percorso che stiamo portando avanti da più di qualche anno, non sarebbe giusto nei confronti dei cittadini, non sarebbe giusto anche nei confronti di tante persone che abbiamo coinvolto all'interno dell'amministrazione comunale e che si stanno sacrificando quotidianamente. Quindi ritengo che il percorso vada portato avanti fino in fondo, e poi io alla carriera della politica non ho mai creduto, come lei sa direttore, credo che le carriere siano quelle professionali, quelle sociali, quelle familiari, ma la politica non può essere una carriera, deve essere una prestazione di servizio che noi facciamo perché viviamo all'interno di una collettività, non è che rendiamo un servizio rispetto ad una città dove non viviamo, quindi se la città è migliore una quota parte di quel miglioramento va a ripercuotersi, ne va a beneficiare anche quel nostro contesto familiare, quindi portare avanti quello che è il profilo della carriera politica significa poi di fatto porsi fuori dal territorio, porsi anche fuori da quelli che sono i principi e i presupposti da cui si parte per portare avanti la propria esperienza amministrativa. Bene, allora esaurito immediatamente questo argomento, che in realtà è assai stimolante, sarebbe stato molto stimolante, no? Però, insomma, il sindaco l'ha troncato immediatamente, veniamo ad altre questioni. Allora, gira proprio in queste ore un sondaggio, sindaco, che doveva essere, da quello che ho potuto capire, segreto, invece qui di segreto non c'è più nulla, mi sembra di capire, che lo dà ampiamente in vantaggio all'inizio di questa campagna, lunga campagna elettorale. Dice poco, voglio dirlo subito, perché siamo ancora all'inizio di una campagna elettorale. Lei si sente rassicurato da questo sondaggio? Ma guardi direttore, i sondaggi sono null'altro che quella che è un'indicazione di un umore che c'è, di quella che è un'indicazione e nulla di più. Quindi a noi interessano le opere che si stanno continuando a portare avanti e che porteremo avanti fino all'ultimo giorno del nostro mandato. Fermo là, perché sennò inizia a sciorinare su tutte le opere, le varie opere, conoscendo bene. Intanto ce ne interessa una.
quella del ponte che è stato, diciamo, testé finito, montato, l'abbiamo visto montato, il ponte Bailey. Quindi quando si riaprirà questo viadotto Biondi? Ma dunque possiamo dire che la trasmissione di oggi è una trasmissione che in anteprima dà questo tipo di traccia e soprattutto indicazione. Se non dovessero esserci nelle prossime ore problemi particolari, come noi riteniamo che non ce ne siano, domenica, quindi da qui a qualche ora, noi apriremo il ponte ripristinando la viabilità su quello che era il vecchio viadotto Biondi. È questa per noi un'opera meravigliosa, un'opera eccezionale, perché diamo dimostrazione che la città, quando vuole, non solo ce la può fare, ma è anche autosufficiente. Quindi non servono i milioni di euro per portare avanti le grandi opere, basta utilizzare i soldi che ci sono, che provengono tra l'altro dagli oneri concessori, amministrare con oculatezza come si amministra la famiglia di ognuno di noi, dove i soldi, ci mancherebbe, servono, ma non devono essere sperperati. E quando si ha la coscienza soprattutto dei sacrifici che la collettività fa per pagare i tributi, per pagare gli oneri concessori, allora questi soldi vengono amministrati bene. Quindi, direttore, incrociando le dita, dalla prossima settimana, quindi da lunedì prossimo, si avrà la possibilità di ritransitare su quell'opera, su quel viadotto. Lo dice quasi con commozione Ottaviani questa cosa, però dica la verità. Della città. È un pezzo, sì, di storia della però città. Dica la verità. Cioè, lei è commosso al pensiero che Zingaretti le abbia fatto un grande favore con questa cosa, perché non ha realizzato quello che avrebbe dovuto e gli ha dato un grande assist. Ma no? In realtà noi chiederemo alla Regione il rimborso di almeno il 50% dell'investimento che noi abbiamo portato avanti, perché gli spettatori sanno bene che tutto quello che riguarda il dissesto idrogeologico per legge è di competenza della Regione. È come se parlassimo di sanità, il Comune non può fare spese nell'ambito della sanità, perché un comune, anche se ha un ospedale che insiste sul proprio territorio, si può limitare a fare l'asfalto, fare la strada fuori dall'ospedale, ma non può comprare la siringa, non può comprare la garza o non può pagare il medico. Ecco, così avviene per quanto riguarda la materia del dissesto idrogeologico, dove i soldi devono essere spesi per legge e per competenza e per tributi regionali che paghiamo tutti direttamente dalla Regione. Noi però che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto per due anni e mezzo alla Regione di intervenire, fino a quando ad un certo punto la Regione ha dovuto scriverci una lettera a noi dicendo: guardate, i tempi dell'intervento sono indeterminati. Noi abbiamo preso quella lettera, abbiamo detto: dobbiamo trarre da necessità virtù, se non ci rimbocchiamo le maniche da noi è difficile che qualcuno ci tiri fuori dal mezzo del guado. Sì, quindi... Ma quando lei ha cominciato a parlare del ponte Bailey non c'era ancora la lettera che diceva che la Regione non un anno fa. Quindi lei ha praticamente contato sul fatto che poi alla fine la Regione non ce l'avesse fatta, perché altrimenti si sarebbe creato, come dire, un problema, no? Noi abbiamo valutato quella che era l'ipotesi progettuale del ponte di Bailey già un anno e mezzo fa, quando ancora non avevamo indicazione sia di certezza che di incertezza da parte della Regione. Quando però un anno fa la Regione ci ha scritto dicendo: guardate che noi ci stiamo muovendo ma non abbiamo certezza in ordine alla tempistica, beh, noi abbiamo detto: qui serve assolutamente un'opera da parte dell'amministrazione comunale che sia di ripristino della viabilità. Abbiamo interpellato il professor Quintilio Napoleoni, questo anche in risposta a qualche assessore regionale che di recente ha detto: ma non capisco, non so come sia possibile realizzare un ponte su un versante in frana. Noi abbiamo risposto: basta studiare, basta leggere i libri, basta andare all'università, compiere tanti sforzi, tanti sacrifici. Il professor Quintilio Napoleoni non solo le ha frequentate le aule di università, ma addirittura è il titolare del Dipartimento di Studi Idrogeologici della Sapienza e quindi è una persona di grande spessore e di grande livello. Lui ha proposto, noi ci siamo confrontati naturalmente su questa soluzione un anno e mezzo fa, dopodiché abbiamo attivato un percorso che è stato terminato circa 3-4 mesi fa davanti al Genio Civile e da quel momento abbiamo iniziato a lavorare a sprombattuto. Le opere in senso materiale, in senso tecnologico, in realtà sono durate appena 44 giorni, quindi stiamo parlando di una velocità che può non sembrare italiana, ma in realtà noi siamo Italia a tutti gli effetti. Ecco, questo è un motivo di vanto e d'orgoglio, mi deve credere direttore, perché noi stiamo dimostrando che
riusciamo a tirare fuori la migliore italianità, perché è vero che l'azienda che sta costruendo il ponte lo sta portando avanti è olandese, ma ci sono anche delle aziende della provincia di Frosinone che stanno collaborando in regime sostanzialmente di subappalto, e quindi si è riusciti a fare squadra partendo però da un'idea ingegneristica che proviene da un italiano, quindi che proviene da gente del nostro territorio, da gente della nostra regione. Quindi noi chiederemo naturalmente alla regione il rimborso perlomeno del 50% dell'opera per quanto riguarda la parte del cemento armato, perché che cosa abbiamo realizzato? Un ponte che poggia su paradiere di cemento armato, che saranno le stesse paradiere di cemento armato che poi potranno essere utilizzate dalla regione quando tra un anno, due anni, tre anni, quando realizzerà l'intervento definitivo. Quindi abbiamo cercato anche in questo caso di non disperdere il denaro pubblico, perché sono soldi della collettività e sono frutto di sacrificio dei contribuenti. Bene, se mi dite poi quando, a che punto siamo, perché non ho perso il computo. Argomento stadio, che è l'argomento principe di tutto, ovviamente, voglio dire, ci sarebbero tante cose da dire, però ci dicono, ecco appunto, abbiamo ancora poco tempo e non possiamo non toccare l'argomento stadio, perché l'argomento stadio è uno di quelli proprio che si giocherà in tutta la campagna elettorale, ma soprattutto che come dire, ha tenuto banco per anni qui, no? E poi alla fine questo stadio anni. 42 per l'esattezza, 42 anni. Io lo dico sempre che ricordo perfettamente nel 72 quando mio padre mi portò a vedere l'area e mi disse: qui sorgerà il nuovo stadio Frosinone. Ero molto piccolo, un po' come Rossella O'Hara quando un giorno tutto questo sarà tuo. Ecco, purtroppo sono passati molti decenni da quel momento. E ora questo stadio sta venendo su, insomma, no, si vede. A che punto sta questo stadio? Perché poi non si è capito l'erba, la cosa, insomma, ci sono state un po' di vicissitudini anche lì con il genio civile, mi sembra, a un certo punto. Sì, in realtà io dico sempre che in questo paese è più semplice spostare le montagne che non le carte. Soprattutto se le carte potevano essere spostate da una scrivania pubblica ad un'altra. Questo è un problema che riguarda la semplificazione del procedimento amministrativo, la semplificazione del paese. È il motivo per il quale tanti investitori non è che scappano perché in questo paese, come qualche folle come Saviano, insomma, no, che di recente ha parlato addirittura della provincia di Frosinone, intende dire, cioè, perché in questo paese ci sono i reati ci sono in tutto il mondo, con la differenza però che i procedimenti negli altri paesi sono molto più veloci, non soltanto quelli di natura penale ma anche quelli di natura civile. Quindi chi viene ad investire dall'estero vuole sapere quanto dura un procedimento. L'ho fatto questa premessa perché quando lei dice ma suo padre la portò lì 42 anni fa, quella delibera poi è stata perfezionata nel 74, l'abbiamo trovata dall'allora Giunta Pesci, e pensate che quindi nel 1974 iniziò la costruzione di quello stadio. È iniziata, poi di fatto si è bloccata con la famosa tribuna di cemento armato. Noi dicemmo 3 anni fa, parlando con gli altri amministratori di maggioranza, ma eravamo in quel momento ancora in Lega Pro, diciamo ma se il Frosinone dovesse andare in Serie B, perché ancora non si ipotizzava, o era blasfemia pura parlare di Serie A, ma se dovesse andare in Serie B, insomma, possiamo andarci con uno stadio che è glorioso, il Matusa, ci mancherebbe altro, ma è all'interno della città e ha costituito più di qualche problema, più di qualche insidia anche per l'ordine pubblico e anche per la tranquillità dei residenti in quella zona. E quindi iniziammo a rastrellare quelli che erano soldi e progetti nei nostri cassetti. Che cosa avvenne? Ci accorgemmo che c'erano oltre 115-120 mutui, direttore, già erogati, fermi però nelle casse della banca pubblica che si chiama Cassa Depositi e Prestiti, perché quelle opere non erano mai partite. Quindi c'erano opere ferme da 20-25 anni che non riguardavano lo stadio, ma riguardavano la via in una determinata zona, un'altra scuola in un'altra determinata zona, cioè tutte opere che non erano mai partite perché non erano mai state completamente finanziate. Quindi gli amministratori nel corso degli anni avevano fatto una scelta come per dire: ma se non c'è certezza di riuscire a realizzare una strada intera, non partiamo per nulla. Il problema però qual è? Che quelle opere non solo erano state finanziate, ma erano stati contratti mutui da parte dell'amministrazione comunale, quindi la collettività stava pagando ogni mese ratei di mutui su opere che non erano mai partite. Mettemmo insieme tutto questo popò di mutui e arrivammo a 4 milioni di euro. 5 milioni, circa 10 miliardi delle vecchie lire,
furono investiti in passato su quell'area, perché stiamo parlando di infrastrutture, infrastrutture viarie, stiamo parlando di servizi, la tribuna centrale, quindi di fatto la pubblica amministrazione ha messo sul tavolo un patrimonio pari a 9 milioni di euro, 4 di nuovi investimenti, realizzando 8.000 posti nuovi, perché abbiamo realizzato 8.000 posti a sedere, 5 milioni di euro di vecchio valore, 9 milioni. Abbiamo fatto una gara europea e abbiamo detto: noi non abbiamo i soldi per finire lo stadio, perché oltre gli 8.000 posti bisognava arrivare a 16.000, tra l'altro coperti, perché questo prevedono le norme UEFA. Quindi abbiamo detto: chi vuole gestire lo stadio per i prossimi anni in via esclusiva per 45 anni potrà farlo partendo già dal 50,01% dell'opera. Non solo, ma abbiamo sbloccato quello che era il profilo del procedimento amministrativo. È il motivo per il quale a Roma un tizio che vuole investire, James Pallotta, addirittura 1.400 milioni di euro, una cifra, immagini quanti camion dovrebbero essere messi insieme per capire quante banconote stanno in 1.400 milioni di euro, ebbene vuole investirli questi soldi su Roma, ma non riesce a farlo perché le procedure di regione e comune non glielo permettono. Questo è il motivo per il quale gli stadi in Italia non vanno avanti. Ma questo è un motivo d'orgoglio e di vanto per noi, per il nostro territorio e per il concessionario, che tra l'altro è anche il presidente della squadra di calcio del Frosinone, perché su 100 squadre italiane che militano nelle serie professionistiche, quindi stiamo parlando Lega di A, Lega di B e i tre gironi di Lega Pro, su 100 squadre che corrispondono alle 100 città italiane più importanti, dopo Torino per la Juve e Udine, questo è il terzo stadio su 100 città italiane di nuova generazione che sta andando avanti. Torniamo al concetto del viadotto Biondi, al concetto del ponte di Bailey. Se si vuole, concentrandosi su alcuni obiettivi, evitando di sperperare denaro pubblico, cercando di fare qualche cosa insieme al privato, si può. Questa è la dimostrazione di come questo paese, non soltanto la nostra città, ce la può fare se c'è gente che pensa al territorio, che evita di sperperare il denaro e che soprattutto cerca di limitare i costi. Il denaro non è tanto oggi nella pubblica amministrazione, lo sappiamo tutti, ma lì dove non arriva il pubblico, se il pubblico riesce a inventarsi dei sistemi di realizzazione anche di un profitto equo, giusto da parte del privato, si coinvolge il privato all'interno di una impresa come quella che noi stiamo portando avanti. È chiaro, direttore, io voglio sgombrare il campo da ogni dubbio, che abbiamo avuto anche un imprenditore illuminato, perché se non avessimo avuto una compagine sportiva qualificata e soprattutto in grado di guardare avanti come il Frosinone Calcio, e qualcuno avrebbe potuto dire: bene, a questa gara europea non risponde nessuno, e si poteva anche correre il rischio di fare una gara e senza che nessuno rispondesse, e ci sarebbe stato un bel valore di 9 milioni di euro lì e sarebbe rimasto lì per chissà quanti anni. Che cosa ha fatto la squadra di calcio? Ha detto: anziché investire magari sul pipede oro di turno, che dopo il primo infortunio fa saltare il banco oltre che la caviglia, investiamo su quella che è un'opera pubblica che viene gestita dal privato ma rimane di proprietà della collettività. E in questo dobbiamo dire che la famiglia Stirpe, a iniziare da Maurizio Stirpe, si è assolutamente distinta, e noi abbiamo ritenuto non un fatto meramente doveroso sotto il punto di vista morale, ma di coscienza, anche intitolare, intestare lo stadio alla memoria del cavaliere Benito Stirpe, perché lui che per primo ebbe questo sogno, che poi si è realizzato, che è quello di aver avuto una squadra per un certo periodo, e speriamo anche per il prossimo futuro, all'interno della Serie A. Dunque, questo stadio però si vedrà completato in breve? Entro 3 mesi deve essere ultimata quella che è l'opera edilizia, quindi poi va a regime per quanto riguarda le autorizzazioni da parte del CONI, da parte della Lega, ma entro i prossimi 90 giorni noi dovremmo avere, se il tempo ci continua ad assistere come ci ha assistito nel corso degli ultimi mesi, l'ultimazione dei lavori per la messa in regime del tutto, quindi nel corso o prima dell'ultimazione della stagione. Certo, qualcuno di noi sperava anche di poter fare la seconda parte del campionato all'interno non di quello stadio, fare, non è stato possibile, prossimo, ma l'importante è avere uno stadio che abbiamo atteso
di queste dimensioni, di questa qualità per oltre 40 anni, adesso se si tarda qualche mese, l'importante è aver raggiunto un obiettivo che fino a qualche tempo fa era davvero sperato. Allora, soltanto un flash perché siamo in conclusione, poi ci risentiremo sicuramente con Ottaviani e Oglia, ma soltanto un flash, la politica, proprio la politica. Ottaviani si smarca molto dalle connotazioni di carattere politico, lo fa ogni, in ogni circostanza, l'ha fatto ultimamente anche con Acea, che al di là dei partiti i sindaci hanno fatto la loro, lei si smarca molto, diciamo, Ottaviani. Il pallone, diciamo, è fatto, anche un insegnamento di vita. L'ha fatto anche con le elezioni primarie, che ha voluto fare per forza, nessuno aveva richiesto a Ottaviani di passare attraverso il vaglio della cittadinanza per essere candidato. Siamo in conclusione, lo so che lei ha molto da fare, eccetera, eccetera. Non ci addentriamo sul da fare che c'ha Ottaviani in questo periodo, perché fa l'avvocato, ha molto da fare l'avvocato. Ma queste elezioni avranno comunque una connotazione politica, no? Quindi, insomma, c'è poco da fare, centrodestra sta da una parte, centrosinistra dall'altra, poi detta così in questo momento non si sa bene che cosa sia veramente il centrodestra e il centrosinistra, perché questi partiti sono in rapida trasformazione. Lei è il candidato a sindaco, ma chi è che sostiene questo candidato a sindaco? Perché io non l'ho ancora ben capito. Ma innanzitutto, come lei ricordava prima, siamo passati per il vaglio delle primarie. Primarie aperte, libere a tutta la città e soprattutto a tutti i raggruppamenti. Hanno partecipato con noi anche persone che provenivano da esperienze molto diverse rispetto a quelle liberali o liberiste. Quindi abbiamo messo insieme una gamma di amici, di persone, di simpatizzanti che vanno dal centrodestra al centrosinistra, persone che dicono: ma stiamo parlando di elezioni amministrative. Se poi i partiti ci vogliono far credere che le elezioni amministrative devono essere utilizzate per saggiare quello che è il polso politico del paese, lo facessero loro, a noi interessa molto relativamente. Quindi noi andiamo avanti con la nostra esperienza civica. I partiti siamo contenti che ci diano una mano, ma le indicazioni le dà chi vive sul territorio quotidianamente, non chi vive o gozzoviglia all'interno di una segreteria di partito e spera che magari ci sia anche un incarico pubblico per andare avanti. Io vorrei ricordare e ribadire con fierezza, direttore, che questo è l'unico capoluogo d'Italia che ha approvato la riduzione vera dei costi della politica, l'unico comune capoluogo che ha dimezzato del 50% le indennità di sindaco, assessori e consiglieri comunali, creando il fondo Solidiamo, quindi reinvestendo quei soldi all'interno della collettività, e con quella riduzione noi ogni anno riusciamo a finanziare 300 borse di studio per i ragazzi che vivono e che risiedono in città, e quindi permettiamo loro di ampliare quella che è l'offerta formativa, e diamo la possibilità a 600-700 anziani di fare soggiorni di studio anche in quel caso all'interno delle città d'arte del nostro paese. Vedere ci sono altri un esempi, anziano, però certo, bisogna dire che così non è stato. Questo forse significa però che per noi era importante l'impostazione sociale, l'impostazione amministrativa e non quella ideologica o ideologizzante della politica. Quando si amministra, se si amministra bene, non si deve avere necessariamente una tessera in tasca e non la si deve esibire. Bisogna portare avanti invece un buon bilancio e soprattutto buone risorse da amministrare, perché quando lo sviluppo c'è, come dicevamo prima, alla fine ritorna anche all'interno delle nostre famiglie. Se noi amministriamo un territorio che è in grado di elevarsi di tono, riuscire ad andare avanti per quanto riguarda la qualità della vita, il progresso sociale, il teatro, la cultura, lo sport, e sono tutte vicende che poi hanno un feedback positivo, ritornano anche all'interno del patrimonio di chi amministra. Molto bene, quindi non si parli di destra, sinistra, è tutto diventato civico, tutto abbastanza sfumato. Noi non possiamo fare altro che ringraziare Ottaviani, siamo però in procinto delle festività natalizie, Ottaviani, quindi questa è l'occasione per dare in un minuto gli auguri di prammatica, saremmo venuti in ogni caso a registrarli, siamo qui, quindi ha un minuto di tempo per augurare qualcosa ai nostri concittadini, ai nostri conterranei. Guardi, direttore, che mai come in questi giorni in cui abbiamo dovuto assistere purtroppo anche ad amici che ci hanno lasciato per motivi di salute, mai come in questo momento è importante ribadire che non si può prescindere da quello che è il sistema e la qualità della salute, che deve esserci all'interno delle nostre case, all'interno delle nostre famiglie. Quindi l'economia
deve sicuramente migliorare. Ci sono stimoli, input positivi che vanno in questa direzione, indipendentemente poi da quello che succede a Roma come governo centrale. Quindi l'augurio più grosso che può dare un'amministrazione a chi vive sul territorio, a chi però respira quotidianamente l'aria del proprio territorio, le problematiche delle famiglie che qui insistono, è che ci sia una fine d'anno e soprattutto un inizio d'anno di tranquillità sotto il punto di vista della salute e sotto il punto di vista anche della serenità familiare. L'economia può e deve migliorare, ci mancherebbe altro, ma la serenità all'interno di una famiglia è essenziale per guardare avanti e soprattutto per dare un'indicazione di speranza ai nostri giovani. Ecco, spendiamo qualche parola in più con i nostri figli, con i nostri nipoti, con i nostri amici che sono ancora adolescenti, perché sono attimi di crescita collettiva investiti bene e valgono più di un grande giocattolo o valgono più di una vacanza all'estero. Quindi utilizziamo queste festività per parlare di più in famiglia, con gli amici e con coloro che si aspettano anche una parola di conforto da parte nostra. Allora, noi vi ringraziamo per la pazienza, ci avete ascoltato finora e vi rimandiamo alla prossima settimana con incontri politici. Grazie a tutti.